medaglia d'oro al valor militare che è stata conferita al brigadiere Carmine Tripodi, e lo fa il comandante della stazione di San Luca attuale, e proprio per quasi mettere in evidenza questa continuazione, perché ancora l'arma e la lotta è, insomma, è ancora dura, è ancora in atto, per cui sono un po' emozionata perché il collega ha fatto qualche giorno fa anche l'inaugurazione della caserma di San Luca, è veramente intitolata al brigadiere Carmine Tripodi, e anche lì veramente i momenti di commozione, di impegno si sono susseguiti in maniera molto forte, per cui anche per lui è un'emozione. Passiamo. La lettura del maresciallo capo Vito Lo Iudice. Comandante di stazione già distintosi in precedenti operazioni di servizio contro agguerrite cosche mafiose, conduceva prolungate, complesse e rischiose indagini che portavano all'arresto di numerosi temibili associati ad organizzazioni criminose, responsabili di gravissimi delitti. Fatto segno a colpi di fucile da parte di almeno 3 malviventi, sebbene mortalmente ferito, trovava la forza di reagire al proditorio agguato, riuscendo a colpirne uno, dileguatosi poi con i complici. Esempio di elette virtù militari e di dedizione al servizio, spinto fino al sacrificio della vita. San Luca, 6 febbraio 1985. Ringraziamo tutti per essere intervenuti, grazie mille, grazie alla presenza soprattutto di quelli che sono stati i protagonisti di quel periodo e che in qualche modo ci hanno illuminato. Grazie a tutti e una buona serata a tutti.